Buonasera a tutti amici del canale Barba Gianni, mi raccomando, prima di iniziare questo unboxing speciale di questa sera, dopo una giornata lavorativa intensissima, ma ho saputo che arrivava questo pacco dalla Spagna e quindi c'era tanta curiosità nello scartarlo insieme a voi. Vi ricordo, mettete un mi piace al canale, cliccate anche sull'iconcina per gli alert dei nuovi video e seguitemi su Instagram, su Il Barba Gianni. Ma veniamo a noi subito con questo pacco leggerissimo. Come vi dicevo, viene dalla Spagna e vediamo subito di cosa si tratta. È un po' complicato, soprattutto quando c'è un po' di emozione, è un po' complicato. Allora, bello aprire i pacchi così come sono, come un regalo di Natale, tanto ormai siamo in tema, no? Vediamo, c'è del polistirolo, vediamo cosa conterrà. Attenzione amici, incredibile amici, il mitico Gillette Fat Boy, eccolo qui, stupendo, mi sembra anche in ottime condizioni. Lo apriamo subito per vederlo insieme a voi e poi magari lo testiamo successivamente, naturalmente, anche perché magari nei link nei commenti al sito, se potete anche darmi qualche consiglio su come pulirlo, disinfettarlo. È stupendo, come potete vedere il Gillette si apre appunto con questa modalità e la testina è possibile muoverla, vediamo un po' se fa, sì, la testina si muove da 1 amici. Eccoci qui per terminare appunto la recensione, anzi l'unboxing di questo fantastico Gillette Fat Boy del 1961, così come è possibile anche vedere appunto riportato all'interno della testina. G2 sta per G, l'anno di produzione 1961, 2 il trimestre di produzione. È un prodotto che proverò sicuramente nei prossimi video e che è un regolabile, come possiamo vedere man mano che andiamo a girare, quindi passare dal numero 1 al 2 al 3, vedete come la testina si alza e diventa man mano sempre più profondo ed aggressivo fino ad arrivare appunto al numero 9. Ritorniamo al settaggio basic, cioè all'1, è un prodotto fra i migliori ancora rasoi adjustable con apertura a farfalla. Grazie a tutti e ci rivedremo per le prossime sbarbate.